Abbiamo già deciso qualche giorno fa, nel corso di un'audizione che si è tenuta tra la terza commissione, che è la commissione attività produttive, e i rappresentanti del distretto e dell'osservatorio. Abbiamo già deciso che, ove il governo presenti autonomamente nella proposta di finanziaria il finanziamento per l'osservatorio, ne prenderemo atto e sosterremo la proposta del governo. Ove il governo non dovesse farlo, c'è l'impegno dell'intera terza commissione a ripristinare il finanziamento per l'osservatorio, per farlo funzionare, per mantenerlo in vita, perché partiamo da una considerazione. In un campo delicato come quello della pesca, in cui le competenze e le regole e le linee guida le detta un altro organismo, le detta l'Europa. Noi, Stato e Regione, dobbiamo fare la nostra parte. Lo Stato deve sforzarsi di fare parlare Mediterraneo all'Europa, perché ci sono tanti mari in Europa. Noi dobbiamo fare in modo che l'Italia faccia parlare l'Europa con il linguaggio del Mediterraneo, e noi siciliani abbiamo il dovere di fare parlare più siciliano alle politiche nazionali della pesca. Che significa? Che dobbiamo dimostrare l'importanza e la valenza che la pesca siciliana ha nell'economia nazionale. Noi siamo il 30%, rappresentiamo il 30% dell'intero settore della pesca italiana. Allora abbiamo diritto di contare da un lato e dialogare dall'altro. Ecco, se però uno dei gioielli della nostra ricerca e della nostra capacità di indicare le politiche mediterranee integrate per la pesca lo facciamo morire, non facciamo la nostra parte. Ecco, noi riteniamo che l'Osservatorio per la pesca sia quello strumento della Regione Siciliana, è uno strumento al quale ha dato vita la Regione Siciliana con una sua legge, ha il dovere di finanziarlo e soprattutto di utilizzarne e valorizzarne il lavoro. Il rapporto annuale della pesca che presenta l'Osservatorio non può che essere la base per le politiche mediterranee integrate nel campo della pesca, e soprattutto, ecco, può diventare il nostro tramite con tutti gli altri paesi rivieraschi, perché, finivo di dire, la pesca è per la Sicilia e per il Mediterraneo uno di quei settori in cui bisogna dialogare con gli altri. Bisogna dialogare con i libici, bisogna dialogare con i tunisini, bisogna dialogare con gli egiziani, bisogna rivendicare il diritto internazionale, ma dialogare con quanti pensano di avere altrettanto diritto a difendere le proprie coste. In particolare vorrei dire, penso che sia importante, faremo nostra una proposta che è stata elaborata dal distretto della pesca, che è quella di dare un ristoro ai 6 pescherecci che sono stati oggetto di problemi nel 2012 a seguito delle turbolenze che c'erano in Libia. È stato presentato un disegno di legge che non ha criticità di carattere giuridico o legislativo, potremo, lo inseriremo come emendamento alla legge finanziaria. Ove questo non sia possibile, faremo un autonomo disegno di legge, ma noi vogliamo fare sentire anche in questo modo la vicinanza della politica regionale ad un settore fondamentale della nostra economia. Le possiamo raccomandare molta attenzione, soprattutto perché ne va della sicurezza degli equipaggi e delle imbarcazioni. La situazione è critica. Ovviamente, per quanto riguarda la pesca, noi possiamo soltanto consigliare la massima prudenza. Tutto il resto non è, diciamo così, una competenza della quale posso rispondere direttamente. Ecco, in merito invece alle politiche comunitarie, ai cosiddetti regolamenti comunitari, che però nel Mediterraneo vi è un'anomalia, perché mentre ci sono le marinerie siciliane che rispettano questi regolamenti comunitari, negli stessi areali agiscono altre marinerie dei paesi rivieraschi. Ecco, bisogna forse fare maggiore cooperazione con questi paesi per trovare anche a fare un regolamento che sia anche del Mediterraneo, no? Io credo che la cooperazione sia fondamentale e noi abbiamo strumenti a livello internazionale che ce lo possono permettere. Ovviamente il percorso è lungo, il percorso non è semplice, ma ad esempio nell'ambito FAO, della Commissione Generale per la Pesca del Mediterraneo, è previsto che si condividano le regole
Chiaramente i paesi con cui abbiamo a che fare non hanno la stessa cultura del rispetto che hanno i paesi europei, però è un percorso che va fatto insieme perché il campo di gioco sia uguale per tutti. Ecco, lei ha già visitato la realtà del distretto produttivo della pesca, cosa ha trovato di importante? Ho trovato una realtà molto significativa, una realtà che fa sinergia e fa sistema, e credo che sia questo l'elemento chiave di cui ha bisogno la pesca siciliana, ma la pesca italiana. Il settore ha bisogno di sinergia e sistema, e credo che l'osservatorio e il distretto siano una pratica ottimale, una best practice, come si dice in inglese, per questo tipo di lavoro di sistema.